Un primo sostanzioso contributo da 165.000 euro per le aziende vicentine pronte ad accogliere gli studenti delle scuole superiori all'interno dei protocolli denominati PCTO, ma meglio noti come alternanza scuola-lavoro, e un webinar di formazione e informazioni in programma giovedì 12 maggio. Ecco servita l'accoppiata di misure di sostegno concrete che la Camera di Commercio di Vicenza mette sul piatto, mentre per l'estate saranno assegnate 50 borse di studio da 1.000 euro ciascuna per altrettanti studenti delle prime. Un impegno ufficiale, quello che l'ente Camera Provinciale si assume, come del resto negli anni passati, mirato a sostenere l'orientamento scolastico e in più generale un collegamento efficace tra mondo della scuola e dell'università e mondo del lavoro. Anche per il 2022 si rinnova il bando formazione e lavoro, così si spiega in una nota diffusa da Vicenza, che prevede un fondo di 165.000 euro destinati a finanziare le imprese che ospitano studenti della scuola secondaria di secondo grado o ai centri di formazione professionale. Il bando prevede il contributo di 1.000 euro per ogni studente ospitato. Inoltre, nel caso di inserimento di giovani diversamente abili, sarà riconosciuto all'impresa un ulteriore contributo di 200 euro e altri 200 saranno erogati alle imprese partecipanti al bando in possesso del rating di legalità.